cent'anni fa, nella pacifica Danimarca, Hans Christian Andersen scriveva le sue favole. Erano il frutto di un'immaginazione che mescolava figure leggendarie e fantastiche con personaggi reali. La strega delle favole con i ragazzi del villaggio, l'immaginario con il reale, lo sconosciuto con il conosciuto. Queste immagini fantastiche sono rimaste ben vivide nel suo pensiero ed egli le ha sempre usate nelle sue favole, che sono tra le più belle, con la loro grazia e semplicità. Regolamento cittadino. Chiunque cammini o cavalchi per la città deve comportarsi con decenza e deve spostarsi lentamente entro le sue mura. Non devono essere gettate nelle strade né immondizie né altri rifiuti. Le porte saranno chiuse alle 9 precise e le chiavi portate al re, il quale le tratterrà fino al mattino. A nessuno è permesso entrare o uscire dalla città durante la notte. Dal momento della chiusura delle porte dovranno regnare il silenzio e l'ordine più assoluto. Se durante la notte fossero trovati degli ubriachi, questi saranno portati al consiglio cittadino e dovranno pagare al re una multa in denaro. Durante la notte potranno aggirarsi per le strade solo persone che ne abbiano motivi lecciti. Il guardiano sarà responsabile della pace e dell'ordine della città. Il re ed il consiglio della città. Thank you.
clarissimus in astris rex vidi. Che cosa? Le stelle predicono che la principessa andrà presto in sposa a un semplice soldato. Dove sono le mie pantofole? Le pantofole di sua maestà. Devo evitare che ciò avvenga. Il re deve evitare che ciò avvenga. Il re deve evitare che ciò avvenga. Denaro per diventare ricco. Prendi il mio grembiule, sono certa che ti sarà utile per arrivare al tesoro. D'accordo, ma dimmi, che cosa vorrai in cambio? Tu certo non fai niente per niente. Sta tranquillo, io non voglio.
voglio neanche un soldo. La duce è un acciarino che mi piacerebbe riavere. Lo ha dimenticato mia nonna l'ultima volta che è scesa là sotto. E va bene, vecchia strega. Farò come tu dici. Lego questa corda intorno alla vita, così potrò tirarti quando avrai finito. Al termine della discesa troverai tre cani. Ognuno di essi fa la guardia ad uno scrigno. Il primo ha occhi come tazze da tè, il secondo ha occhi come macine di vino, il terzo ha occhi come torri. Prendi a terra il mio grembiule, i cani ci si siederanno e tu arriverai al tesoro! Fammi vedere che cosa c'è lì dentro. Ti ho portato una bella cosa. Ti piacerebbe vederla? Eh? Ecco. Puoi fare la cuccia su questo bel grembiule, mentre io guardo nello scrigno. Muoviti, bello. Ah, bravo cucciolo. E adesso pensiamo a tutto. Solo monete di rame. Anche se sono di rame, è sempre meglio di niente. Ne prenderò qualcuna. Ecco qua. Su, bello, torna qua su, la cuccia ti aspetta. Su. Bravo, ecco. Così, bene. Grazie, cucciolone, sei stato molto gentile. Addio e grazie per le monete! Non lo sai che è maleducazione fissare così la gente? Oltretutto ti affatichi la vista. Questa volta è andata un po' meglio, erano monete d'argento. È proprio una giornata fortunata. Thank you.
miniera d'oro. Molto bene, sono pronto. Puoi tirarmi su, vecchia strega! Lo hai preso l'acciarino? Ah, quello me l'ero dimenticato. Vado a prenderlo! Rino dovrebbe essere qui dentro. Puoi tirarmi su! A che cosa ti serve questo acciarino? Non sono cose che ti riguardano. Hai avuto i tuoi soldi, perciò dammi l'acciarino. Attenta, strega. Dimmi a che cosa ti serve o ti taglio la testa. Dirtelo? No! Peggio per te. L'ha voluto lei. Ora devo arrivare in città. Meravigliose. Le ragazze sono vezzose e gli amanti sono tanti. America, paese meraviglioso. Yeah.
Che stivali consumati per un gentiluomo così fine. Uniforme in cambio del miglior vestito che avete. D'accordo. Allora cominciamo dal cappello. Nonnina, cos'hai nel cestino? Saranno gli appena fatti. Li compro tutti. Grazie. A me! Gloria! Coraggio, prendeteli! Sono tutti per voi! Secondo me quello deve essere un miliardario. Se li avessi io un po' dei suoi quattrini, saprei come spenderli. Ehi, Charlie, invitiamolo a fare un giro della città e vediamo che cosa si può fare. Quella laggiù è la banca centrale. Se hai soldi da depositare, io posso... Grazie. Siete molto gentili a mostrarmi la città. Che cos'è quello, il castello di Rosenborg? La dimora del re. E il re abita lì con tutta la sua famiglia? Certamente. Vuoi vedere il nostro Luna Park? No, grazie. Vedrai. Mi piacerebbe moltissimo. Vedrai, è uno dei parchi più belli del paese. La città non può stare così isolato da tutti. Bene, andiamo a vedere questo parco, allora. Guarda che panorama! Ti ricorderai di questo giro turistico finché campi. Ah, non lo metto in dubbio, con una compagnia così piacevole, poi. Grazie, sei molto gentile. Ecco, siamo arrivati. Questo qui è l'ingresso del parco dei divertimenti. All'aria un po' lugubre, vero? A me sembra più che altro un deposito di rifiuti. Signore e signori, vengino ad ammirare l'attrazione del giorno, il mangiatore di fuoco. Non c'è nessuno più bravo di lui nell'universo mondo. Vengino! Dopo mangiato ci fa anche l'anellino di fumo per digerire. Amen!
ammirare il domatore di serpenti. Guardate che serpentone! Voi avreste il coraggio di tenerlo in mano così? No, vero? Ed ora guardate il fagiro indiano che solleva i pesi! Sono 6 mesi che non mangio, poverino! Ed ecco che il serpente è andato a disporsi attorno al collo del domatore a mo' di cravatta! Ale! Guardino ora i burattini! I più famosi burattini del mondo li potrete ammirare qui! Ale! Vendino, vendino, signori! Vi potrete spellicare dalle risa! Le cose più belle dell'universo mondo! Cuore ha voglia di amare. Quando verrà il principe azzurro che da sempre aspetto con ansia? Attendo l'amore, sogno l'amore. Quando verrà? Papà, non potrei venire con te, ti prego. No.
Vediamo che ora è. Per pacco, se non mi sbrigo farò tardi al consiglio. E devo ancora finire di vestirmi. Oh, che vitaccio! Parlate più forte! Le ultime entrate e uscite della Real Casa. Comincio dalle entrate, tasse straordinarie. Imposte. Buongiorno, maestà. Doganali, esazioni di altri balzelli penali, multe, eccetera. 1.007.042 marchi e 8 scellini. Passiamo all'elencazione delle spese sostenute in questa settimana. Per manutenzione, cavalli e carrozza, riparazione, carrozza preparata, ferratura 40 cavalli, bianchi, cibo per cavalli, cammelli, coccodrilli, elefanti ed altri animali domestici, per fornitura di taralli e ciambelle. Ci sono novità stamattina in città, barbiere? No, maestà, sì. C'è un forestiero che ha preso alloggio nella migliore locanda e spende il suo denaro così in fretta che entro un giorno o due sarà rimasto al verde. Lo conosci? No, però ho sentito dire che è un soldato. Cosa hai detto? Un soldato? Oh, un soldato. Battenti parte della cantina perusa e consumata. Qualcuno conosce questo soldato? Oh sì, vostra maestà, si è fatto un mucchio di amici. Fanno tutti a gara per aiutarlo a spendere il suo denaro. Così rimarrò al verde. Oh. Ecco a te, l'ultima moneta. Thank you.
nella sua stanza? Adesso abita in soffitta. Beh, dato che non ha più quattrini, possiamo anche andarcene, vero? Anche l'ago mi doveva cadere. È troppo buio. Non riesco a vederlo. Ai! Niente fiammiferi. E niente soldi. Lo hai preso, il mio acciarino? Già! L'acciarino. Cosa comanda il mio signore padrone? È un acciarino magico. E può esaudire qualunque mio desiderio. Certo, se lo accendi una volta vengo io. Due volte arriverà mio fratello più grande. Tre volte verrà il cane che fa la guardia loro. Ognuno di noi farà tutto ciò che vorrai. Per prima cosa vorrei del denaro. Molto bene, bravo. Peccato che a nessuno sia permesso di vedere la bella principessa. Rinchiusa tutta sola in quella torre, poverina. Però, che idea! Desidero vedere la principessa, anche solo per un momento. I tuoi genitori ti ascoltano. Oh, sì. Ho sognato un grosso cane che mi portava attraverso la città sulla sua schiena, fino a che non è andata a fermarsi davanti a una casa molto grande e poi mi ha portata in una bellissima stanza. Dentro c'era un soldato, il quale mi ha baciata. Che sogno orribile! Veramente assurdo! Non sta bene fare questi sogni. Un fatto antipatico. Un fatto molto antipatico ed estremamente imbarazzante per tutti. Eppure la sua porta era chiusa. Bisogna stare attenti, molto attenti. Bisogna soprattutto riflettere. Che posso fare? Ho trovato! Stanotte l'ancella veglierà accanto al letto della principessa. Così potremo assicurarci se si tratta veramente di un sogno o di qualche specie di arcana magia. Che la principessa sia ricondotta subito alla torre!
Sai, Ancella, non mi dispiacerebbe affatto se stanotte facessi lo stesso sogno. Bene, adesso è ora di dormire. Buonanotte. Così riconoscerò la casa. Andiamo a vedere, potrebbero ritornare. Andiamo. Ehi, hai qualche notizia tu? Dicono che scoppierà la guerra, c'è la riunione del Gran Consiglio.
signori, citando Alessandro il Macedone, qui è schierata la cavalleria nemica, qui ci sono i cannoni e qui ci sono io. Ciocchette. Va bene, proviamo a sentire che cosa ha da suggerirci l'astrologo. Le stelle predicono che... Ciocchette. Ehi, ehi. Assessore, lei ha qualche consiglio? In questo caso si può ben dire che esistono dei pro e dei contro, perciò mi sembra chiaro che fatte le opportune considerazioni alla nuova luce degli avvenimenti... Basta! Mi occuperò di questa cosa io stessa! Come la regina comanda! Avanti! Vostre maestà. Ho portato l'orso. Molto bene. Non importa affatto che tu sia solo un semplice soldato. Sono certa che non potrei amare nessuno tranne te. Through this great big world I've wandered, dear, in countries great and small. I've seen radiant things of beauty everywhere. But in all my travels far and wide, there's nothing to compare to the beauty you possess, my sweet princess. Oh, I knew you reached me in the end, for I waited patiently. I've seen you stepping lightly through my dreams. But now your journey's over, dear. I'll never let you go. You mustn't leave me anymore, my true Madonna. I have found the path of happiness. I'll never, never stray. For now we will live together evermore. Though our fathers would contend us, we will live in paradise, in a palace full of love and ecstasy.
Questa corte ha deciso che domani sarai impiccato. Ehi tu, bambino, dove corri così in fretta? Vorrei proporti un affare. Se vai alla locanda e mi porti la mia uniforme, ti darò 4 scellini. Non c'è l'usanza di esaudire l'ultimo desiderio del condannato a morte? Certamente, esponi quest'ultimo desiderio, ma... Basta. Vorrei fumare la mia pipa per l'ultima volta. E va bene, il tuo desiderio è esaudito. Oh,
ci penso. Propongo una tassa di famiglia sulle rane. Bravi, basta così, bravi. Piacere far fidanzare nostra figlia la principessa e donarle in segno del nostro amore metà del regno. Vogliamo che ciò sia motivo di gioia e felicità per tutti. Si facciano danze e festini nel palazzo e negli edifici pubblici, siano spiegate tutte le bandiere e la città sia adornata in modo adeguato al nostro stato e alla nostra dignità. Ad ognuno dei cittadini noi diciamo sii allegro e divertiti, firmato di nostra mano, il re. Ed ora, figlioli miei, io vi dichiaro marito e moglie.